Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'arrivo della principessa Peach qui al regno di Fagiolandia. E ora dobbiamo dirigerci a Tuodopoli, che è là sopra, sopra quel maledettissimo deserto. Quel maledetto deserto per un semplice motivo: dobbiamo fare missione di scorta. Sapete benissimo quanto io adori quel tipo di missione. 1, 2, 3. Preso! Piano piano sto imparando ad usarlo meglio. Sto maledettissimo attacco, Ecco fatto. Ta-ta-da-dam. Altro tizio che adesso arriva. Ecco qua. Vediamo se riusciamo a prenderlo in pieno. Anche perché, come ben sapete, dobbiamo farla evolvere la mossa. Preso! Altra cosa difficile da fare nella mossa è che devi dare anche il giusto tempismo a Luigi e devi riuscire a colpirlo. Con i primi due giri, quello più lento e quello medio, è più facile riuscire a mandare Luigi a colpire il nemico. Quando va a velocità massima, certo, gli fai molto più danno, ma è anche più difficile beccare Luigi. Ed eccoci a Val Sorriso. Mario, Luigi! Non so chi ha parlato. Ecco, era il maestro. Vi ho fatti attendere. Vi prego di occuparvi della principessa Peach con la massima cura e attenzione. Torna subito. Bene, Mario e Luigi, andiamo a Tuodopoli. Missione di scorta, maledetta missione di scorta. Principessa, faccia attenzione. È andata via. Forse ho dimenticato di dirvi qualcosa di importante. Ah, sì, ecco! Che la principessa è una maledettissima perversione al farsi rapire? Ah, appena in tempo! Ah! Ecco, appunto. Mario, Luigi! Signor Mario, ho dimenticato di dirle una cosa. Quando la principessa scompare dalla sua vista, viene subito rapita. La pregherei di trovarla e di non abbandonarla mai più. E poi, nel caso in cui la principessa vada troppo avanti, la richiami. Se le parla, lei tornerà seguendo la stessa strada. Perfetto. Signor Mario, mi raccomando. Grazie di averci detto solo adesso che la principessa è facile da rapire. Ecco qua. Questi, tra l'altro, sono un filo difficili da prendere a volte, perché hanno dei tempismi un po' strani di attacco. Ecco fatto. Comunque, fermo un attimo, non mi ricordo, vorrei controllare. Allora, fermi tutti. Ecco fatto. Allora, voi siete deboli alla mano del fuoco? Sì, però non è bastato. Ah! Ok, devo ricordarmi in che modo uno tira cosa. Beccati questo. Preso, grazie. Allora, quando ci mette più tempo a caricare, lancia dritto. Ecco fatto. Quando invece ci mette poco, vuol dire che lancia a rimbalzo. Allora, non mi ricordo se qua... No, non c'era nulla. Vediamo se qua nel deserto c'è qualche segno. No, ok. Allora, andiamo a salvare quella stupida principessa. Eccoci qua. Allora, dove ti trovi? Tra l'altro, entrare in queste zone ci serve perché, se non ricordo male, qui ci sono degli oggetti nascosti. Eccola là, e infatti. Preso. Occhi tocchi. Allora. Uno. Voi invece siete deboli alla mano di fuoco? No. Forse neanche a quella del fulmine. Dai. Ecco fatto. Non ci serve nulla
colpirli. Potremmo già andare direttamente dalla principessa, ma ehi, già che siamo qui, ci facciamo un po' di livelli, no? Soprattutto quando li stordiamo, possiamo ucciderli facile. E guarda che se la ride pure, sta cretina che si fa rapire. Ah, mannaggia a te, principessa. Sei la cacchio di principessa di un regno pieno di funghetti, non hai neanche una scorta armata. Ti rendi conto? Molte grazie, allora arrivederci. Questa frase non vuol dire un cazzo ogni volta. Maledizione a te. Ah, ho sbagliato, pensavo di avere il martello. Allora, la cosa più intelligente da fare in ogni volta ste zone è ripulire sempre tutto dai nemici. Preso. Sarebbe meglio farla addirittura rapire e poi uccidere tutti i nemici e poi andarla a salvare, perché così non ti devi preoccupare che i nemici la rapiscano, che lei ci metta troppo, queste stronzate qua. Allora, salto espulsione. Ok. No, mano. 1, 2, 3. Preso. Ecco fatto. Più tempo. Ok, qua non so come abbia fatto a colpirmi, sincero, ma ormai. Evito anche di farmi alcune domande spesso. Ecco fatto. Ah, adesso tra l'altro, quando abbiamo cambiato pantalone, non capisco più i tempismi. Perché a volte... ecco, Mario è salito di livello. Perché a volte inizia Mario, a volte Luigi, nonostante appunto il pantalone abbia l'abilità quella prima io. Tipo inizia prima uno e poi l'altro. Io le ho presi due, il che dovrebbe farmi iniziare prima dei nemici, e il che tutto di guadagnato sicuramente. Ma non capisco più i tempismi. Facciamo uno di questi. 5. Madonna mia, che nervoso ogni cacchio di volta sta stronzata. Tanto in sta zona ci dovremmo tornare. Ci dovremmo tornare perché grazie a lei non la possiamo vedere tutta. Dovremmo farci un attimo di backtracking per vedere se abbiamo dimenticato qualcosa. Allora, riuscirò a colpirli con sto martello, Ecco fatto. Vai Mario, colpiscili con la fiamma. Anche se non li uccidiamo con un colpo solo, però dovrebbe darmi il fungo ora. Sempre a Luigi, però fa niente. Ecco fatto. Ora ci lancia questo qui. Quando muove il braccetto questo qua che è visibile ci dà il fungo. Quando muove l'altro nascosto ci tira il... lo spuntone. Parabam. Vediamo se c'è qualcuno. Aspetta. Ok, lì c'è un barile che dovremmo portare fino a qua. Ma prima... ah, ma dai, come... come? Che ero lontanissimo. Ok, non serviva fare il secondo attacco, ma ehi. Non serviva fare il secondo attacco, ma ben venga per me. Allora, torna indietro. Devo tornare indietro, sì, va bene, brava. Tra l'altro devo seguire per forza il tuo percorso, perché sennò ti perdi. Allora, aspetta. Vieni qua. Devo tornare indietro, brava. No. Ok, bravo Luigi. Corri, corri prima di lei. Ecco fatto. Uff, appena in tempo. No. Prima che la rapiscono. Uff, maledizione. Ok, altra zona un attimo difficilotta, perché dobbiamo prima uccidere i nemici. Ho paura che fare fratelli ruota
si prende il danno. Ecco, appunto, lo sapevo. Ecco fatto. Chi colpirà? Non importa. Sei morto. Allora, tu, non scappare. Devi stare vicino a noi. Ma com'è possibile che sono lontanissimo ogni cavolo di volta? Ecco fatto. No, vai di mano. Uff. Katun. Spuntone. Maledizione. Spuntone. Katun no jutsu. Preso. Ora, qualsiasi colpo ammazziamo. Dai che mi dà il funghetto. Ho sbagliato. Ho sbagliato anche la mano. Vabbè, ha funzionato. Pensavo l'avrebbe curato, meglio. Allora, torna indietro per favore. Torna indietro perché io mi devo rifare tutto il percorso. Allora, facciamo in modo che sia lei stessa a tornare indietro, ma dal momento in cui parte da qua. Ok, brava. Così ho avuto il tempo di sistemarmi almeno. Ecco fatto. Qua ci vuole un attimo di tempismi perché lei prende e va. Chi se ne frega di dove sono noi, dove siamo noi due. Ah, giusto. No, ti prego. Dov'è? Dov'è finito? Oh no, sono andato avanti prima di lei. Devo salvarla ora. E Mario è salito di nuovo di livello, almeno 5. Yes. Bravo. E anche Luigi è salito di livello. Perfetto. 5. Meglio di 1. Meglio assolutamente di 1. Dai, su. Oh no, si è richiuso. Perché mi fai questo gioco? Dai, su. Vedi di non farti più rapire, però, per favore. E che cavolo. Ah, siamo arrivati. Finalmente. Siamo arrivati esattamente dove dovevamo arrivare. Tuadopoli, regno dei funghi, comunità immigrati. Ma poverini. Benvenuti a Tuadopoli, forza, andiamo. Oh yeah. Facciamo un salvataggio perché io so già cosa sta per succedere, ovviamente. Val sorriso, Tuadopoli. Proseguiamo. Oh, ma guarda un po'. Un mostroide che cerca di rapirla. Sai che novità. Ah, sì, è pericoloso. Vai, vai ad aiutarla. Qualcosa di così enorme, impossibile. E che cacchio? Andate via, è mia. Ma, per quello è Mario. Davvero, meno male. Mario, Luigi, aiuto. Ehi. Ogni dove va questa donna riesce sempre a farsi rapire. O a cercare di farsi rapire. Maledizione a te però, eh. No! Ok, l'abbiamo rotto. Ok. Giù. Ok, è quello in basso. No, ho sbagliato troppo presto. Preso? E siamo saliti nuovamente di livello. E vai, è stata una roba rapidissima. Non lo so. I punti vita. 5, ne ho visti tanti. Sì, quando esce quel 5 è sempre meraviglioso, cazzo. Tra l'altro, forse abbiamo fatto... Ah, forse abbiamo preso più punti perché... Sì, abbiamo preso il doppio, perché abbiamo fatto il combattimento senza neanche prendere danno. 5, ne ho visti tanti.
Lo fa apposta il gioco. Ah, grazie. Mario, Luigi, grazie, mi avete salvata. E vai. Bravi, eh? Sembra che l'abbiano sconfitto. L'accesso alla città era bloccato da un enorme mostro. Era un problema grave, ovviamente. Grazie. Benvenuti a Teodopoli. È la principessa Peach con i fratelli baffuti. Ero stato avvertito, la stavo aspettando. Prego, si accomodi nell'ascensore, prego. Pampare, pampara. Teodopoli, chissà che posto è, non vedo l'ora di arrivare. Allora, Mario e Luigi, salite tutti e due, presto. Ciao. Tan 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 taran tan 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 tan. Principessa Peach è qui. Ma va? Maestro Todd ci ha detto che sareste venuta, ma non così presto. Se siete venuti fin qui, siamo davvero onorati. Allora voi siete il famoso Mario. Esatto. E Luca, no, Luigi, siete voi. È davvero un privilegio, un grande onore. Grazie per l'accoglienza. Bene, andiamo a visitare Teodopoli. Mario, Luigi, grazie per avermi accompagnata fin qui. Ora andate pure, fate una passeggiata, divertitevi. Allora ci vediamo più tardi. Allora, passeggiata, sì, ma si va al Sorriso. Andiamo un attimo a visitare magari se c'era qualche zona che abbiamo lasciato indietro. Oi, Anubis. Ed è scomparso, ci lancia la G-Laser. Preso. Mi ero dimenticato dell'esistenza di Anubis. Ok, è morto subito, sono contento. 1, 2, 3. Preso. Madonna, quel poco più di attacco che abbiamo... Ah, che stupido, ho ottenuto. Fa già la grossa differenza qui. Ecco qua, ad esempio qui c'era questa vietta. Che cosa nascondeva? Niente per adesso, perché questa è una zona che visiteremo più avanti. Siamo... Oh no, siamo dietro la tartaruga. Ciao. E non ci parla neanche. Però abbiamo già preso un fagiolo almeno. Se non ricordo male è perché questa zona adesso come adesso dovrebbe essere... Cioè, più avanti dovrebbe essere inaccessibile. Solo per quello. Però aspetta, scusa, giusto curiosità. Ok, il portellone qui è ancora chiuso. Però qua invece aspetta. Ecco, questo poteva essere un filo più difficile da notare. E qua c'è un blocco, fratelli. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 monete, come al solito. Altro fagiolo. Ecco fatto. Ah, aspetta, altro fagiolo anche qui. Grazie. Qua c'è una roccia nera che per il momento non possiamo ovviamente rompere, ma qui altro fagiolo nascosto. Grazie. Va bene, la strada per Teodopoli già la sappiamo. Ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.